Allora, ancora un paio di minuti di pazienza e prepariamo il collegamento con la nuova sessione del convegno. La seconda sessione è dedicata alla prima fase dei flussi migratori verso la capitale dal 1870 alla prima guerra mondiale. E in questa seconda sessione ascolteremo gli interventi di Maria Rosa Protasi sull'immigrazione operaia e di Simone Bucri sull'immigrazione bracciantile nel litorale romano. A coordinare i lavori sarà Francesco Bartolini dell'Università di Macerata. Ci complimentiamo con i relatori della prima sessione, ci sono stati molti riscontri positivi. Ecco Francesco Bartolini e intanto allora diamo a lui la parola. Un saluto a tutti quanti. Microfono, Francesco. Dicevo, grazie mille, mi associo ai ringraziamenti a Biblioteche Romane, al CNR per questa bellissima iniziativa che ci consente anche di riprendere e rilanciare una riflessione sulla storia della città attraverso questo prisma che è ovviamente fondamentale, interessantissimo, dei flussi migratori. Flussi migratori che significa appunto circolazione, arrivo di uomini, donne e riorganizzazione degli spazi urbani, come abbiamo anche ascoltato dalle prime due relazioni questa mattina. Sarà interessante anche ritornare su alcuni punti di quelle relazioni, soprattutto sul tema, diciamo, che ha a lungo caratterizzato la riflessione sulle migrazioni a Roma, cioè la formazione delle borgate. Su quello magari varrebbe la pena, ma immagino che ci sarà tempo e modo nel pomeriggio di poter ritornare quando parleremo appunto del periodo fascista. Io ho il compito di introdurre brevemente i relatori su questa prima fase, che è una fase nella storia della città fondamentale, diciamo dal 1870 alla Prima Guerra Mondiale, un periodo ovviamente di grandissime trasformazioni da una capitale universale del cattolicesimo a capitale di uno Stato di dimensioni regionali alla trasformazione di una grande capitale di uno Stato nazionale. Sappiamo con quante difficoltà Roma è diventata capitale nazionale, con quanto entusiasmo, ma anche con quante diffidenze sia stata accompagnata questa trasformazione. Il successo di questa trasformazione è anche testimoniato dai grandi flussi migratori che ben presto cominciano ad arrivare nella capitale. Abbiamo visto dai diagrammi di Crisci come ci sia una grande espansione in coincidenza con il fenomeno della febbre edilizia e come fondamentalmente nel momento in cui questo grande movimento speculativo, se vogliamo, insomma, di grande crescita e di espansione delle costruzioni si interrompe, ci sia anche un drastico calo dei saldi migratori. È interessante però anche collegare, come è stato in parte accennato, questi movimenti anche ai flussi migratori globali, che è una questione che forse nell'ambito degli studi su Roma è un aspetto è stato in parte trascurato. Comunque, questa mattina, cioè in questa sessione, scusate, parleremo di due aspetti, due dimensioni particolarmente interessanti. Andremo a cercare di capire meglio l'immigrazione operaia e poi l'immigrazione bracciantile nel litorale romano. Di immigrazione operaia ci parlerà Maria Rosa Protasi, che lavora all'Università di Roma La Sapienza, è una storica sociale, è una studiosa di Roma e del Lazio, ha pubblicato numerosissimi studi sulle migrazioni, sulle condizioni di vita delle classi operaie, sull'infanzia. E sarà interessante ascoltarla soprattutto in funzione anche di una rivisitazione, anche critica di questa idea che è a lungo radicata anche nel discorso pubblico di Roma come una città sostanzialmente non operaia o quantomeno priva di una componente significativa di classe operaia, che è stata una riflessione ovviamente che ha accompagnato, diciamo, fin dai primissimi studi degli anni 50, la ricostruzione di Roma, capitale nazionale. Lascio la parola a Maria Rosa, la invito a rispettare rigorosamente, diciamo, il tempo concesso, e in modo tale poi di poter sviluppare eventualmente, lasciare tempo per un dibattito alla fine. Grazie.
Buongiorno, ringrazio innanzitutto gli organizzatori per avermi invitato e un saluto a tutti. Io cercherò di essere estremamente sintetica per approfondimenti, elaborazioni, rimando a una pubblicazione futura. In questa sede farò un breve focus. Per questioni di tempo sui lavoratori dell'edilizia, sui lavoratori delle costruzioni, perché, come abbiamo già sentito dai relatori precedenti, costituiscono, almeno nelle prime fasi di Roma capitale, il grosso dell'immigrazione operaia. E quindi i lavoratori dell'edilizia sono muratori, manovali, scalpellini, selciaroli e tutti praticamente quei lavoratori che sono in parte collegati alle attività edilizia. Ovviamente Roma, subito dopo il trasferimento della capitale, conosce un grandissimo sviluppo urbanistico, edilizio, vengono costruiti nuovi quartieri, vengono costruite opere pubbliche, infrastrutture, eccetera. E quindi questo stato di cose richiede la presenza in loco di un grandissimo numero di lavoratori, lavoratori che provengono in gran parte da fuori. Poi magari farò un'analisi anche un po' più approfondita sulle provenienze. Un quadro comunque vi è già stato dato da Massimiliano Crisci nella sua relazione. Quindi, soprattutto durante gli anni della febbre edilizia c'è una grossa massa fluttuante di lavoratori edili, soprattutto manovali, muratori, che gravitano sulla città. Sono aperti tantissimi cantieri, quindi ci sono delle opportunità lavorative in città. E si è calcolato che grosso modo durante gli anni della febbre edilizia sono circa 80.000 individui quelli che vanno a lavorare nei vari cantieri disseminati nella capitale. La maggior parte di questi, ripeto, provengono da fuori. E alla fine di questa grande fase espansiva, alla fine degli anni Ottanta, però, circa la metà di questi 80.000 lavoratori rimarranno disoccupati. Circa, diciamo, un terzo di questi saranno costretti a rientrare nei propri paesi di origine con foglio di via. Non ci sono più prospettive occupazionali, molti cantieri chiudono e quindi molta gente è costretta a tornare a casa, al proprio paese. E ovviamente poi fra i lavoratori edili c'era chi in città magari ci rimaneva per un tempo più prolungato, chi invece era addetto soprattutto ad attività stagionali, fini delle quali comunque ritornava a casa. E c'è da dire che per quanto riguarda la provenienza di questi lavoratori, gran parte provenivano da fuori, ovvero da aree, da zone che già nei secoli precedenti erano state fortemente tributarie di manodopera da inviare nella campagna romana oppure a Roma città. Quindi questi lavoratori, gli edili, soprattutto i lavoratori più dequalificati, quindi braccianti, manovali, terrazzieri, muratori, provengono in gran parte dalle zone più prossime alla città, e poi
dalla Sabina, dalla Tuscia, da alcune zone delle Marche, soprattutto alcune zone della provincia, dell'attuale provincia di Urbino, e provengono anche da alcune zone della provincia, l'attuale provincia di Rimini. In genere sono zone di alta collina, zone montuose, in cui c'è sempre stata tradizionalmente un'eccedenza di braccia, il famoso squilibrio fra bocche e braccia, per cui una parte della popolazione, soprattutto durante l'autunno e l'inverno, è costretta ad emigrare, perché insomma in montagna c'è un'agricoltura di sussistenza, e quindi non è possibile sfamare tutte le bocche, presenti in loco. Quindi sono soprattutto fattori espulsivi che portano questa enorme massa di lavoratori in città. A volte poi sono ex braccianti, lavoratori che avevano trovato impiego nei lavori, nelle attività agricole, nella campagna romana, e magari finito quell'ingaggio vanno in città dove, ripeto, durante gli anni della febbre edilizia ci sono molte opportunità lavorative per i lavoratori, diciamo, più dequalificati per la manovalanza. E questi lavoratori poi si accampano nelle aree periferiche della città, nelle aree marginali della città, in costruzione, in baracche, in alloggiamenti, in alloggi di fortuna, e poi piano piano cominciano a insediarsi nei quartieri operai, innanzitutto a San Lorenzo, quartiere viene costruito nel corso degli anni 80, e successivamente al Testaccio. Domenico Rano, nella sua nota opera sul Testaccio, come vive il popolo a Roma, ci dice appunto che una parte rilevante della popolazione di quel quartiere è costituita da maestranze che lavorano nell'edilizia, soprattutto muratori e scalpellini, e la gran parte degli scalpellini, ci dice, per esempio, provengono dall'Abruzzo. E qui torno nuovamente per un'analisi un po' più approfondita sulle provenienze. Massimo Crisci ci ha dato un quadro generale, un importante quadro generale. Io cerco magari di dare qualche notizia in più, facendo riferimento a uno spoglio che ho quasi completato del registro di matrimoni del Comune di Roma nel 1900. Registri di matrimonio sono fonti che in ambito demografico sono state spesso utilizzate, soprattutto in epoca moderna, quando c'erano gli stati delle anime, ovviamente non i registri di stato civile, per stimare la mobilità innanzitutto matrimoniale e poi la mobilità migratoria. E dall'analisi che io sto completando, praticamente emerge quanto già detto da Massimiliano Crisci nella sua relazione, ovvero che la gran parte degli immigrati, e questo riguarda sia, diciamo, i lavoratori edili che gli immigrati in generale, proviene nella prima fase di Roma capitale, soprattutto per una lunga fase, insomma, di Roma capitale, soprattutto dalle regioni dell'Italia centrale. Io ho esaminato per il momento 2.784 atti di matrimonio. Di questi il 37% è riferito a, io mi riferisco, ecco, scusate, non l'ho detto, ai maschi, quindi agli sposi.
Il 37% risulta nato a Roma e oltre il 62%, quasi il 63% degli sposi è nato fuori Roma. E per quanto riguarda le professioni degli sposi maschi, sempre nati fuori Roma, il 35,70% svolge attività industriali, il 19%, scusate, attività commerciali, il 32% attività collegata all'amministrazione pubblica e privata. Per quanto riguarda i lavoratori dell'edilizia, quindi manovali, muratori, scalpellini, selciaroli, fumisti, eccetera, sono 171, e cioè circa il 10% di tutte le professioni degli sposi nati fuori Roma e circa il 27% di tutte le professioni industriali. Di questi 171 addetti all'edilizia, il 34% proviene dal Lazio, il 19% circa dalle Marche, il 17% dall'Abruzzo e il resto da altre regioni, il 5% circa dall'Umbria, il 9% dall'Emilia-Romagna, il 4,6% dalla Toscana. E complessivamente dalle province dell'Aquila, Roma, Frosinone, Macerata, Ancona e Rieti e Pesaro Urbino, considerate ai confini attuali, proviene il 59% dei lavoratori dell'edilizia, degli sposi che fanno questa professione e che sono nati fuori Roma. Se entriamo più nel dettaglio rispetto ai comuni di provenienza, sono 125 i comuni da cui provengono questi 171 operai, circa il 67% di questi comuni sono comuni che hanno un'altitudine superiore ai 300 metri, quindi ci sono comuni di montagna e di collina, quindi la pianura è scarsamente rappresentata. Come dicevo, infatti queste migrazioni tradizionalmente riguardavano individui che provenivano dalle zone appenniniche, zone dove c'era appenniniche o comunque zone di alta collina dove c'era spesso un'agricoltura di sussistenza e dove la gran parte della popolazione non riusciva a trarre dalla terra le risorse appunto per tirare avanti durante tutto l'anno. C'è anche da dire che se vogliamo prendere in considerazione anche il luogo di nascita delle consorti, quindi il luogo di nascita delle spose dei lavoratori edili, notiamo anche qui che la stragrande maggioranza delle spose è nata fuori Roma. Abbiamo detto 171 sono i lavoratori edili diciamo presenti nel mio spoglio. Di questi 171, 141 si sposano con donne che sono nate fuori Roma e solo 30 con donne che sono nate a Roma. C'è
C'è da dire una cosa, che naturalmente i registri di matrimonio ci danno dei dati di stock, non dei dati di flusso. Noi non sappiamo esattamente quanti di quei 171 lavoratori edili che si sposano in quell'anno sono giunti effettivamente a Roma. Diciamo nel 1901, negli anni precedenti, la gran parte di questi, quasi tutti, risultano residenti a Roma perché, in base alla legge che normava la tenuta del registro di popolazione, praticamente qualsiasi individuo avesse bisogno di un documento, di una licenza, di un permesso, di un atto di stato civile, comunque doveva risultare, doveva registrarsi all'anagrafe, e quindi insomma tutti questi lavoratori comunque risultano residenti a Roma. C'è un fatto che poi io approfondirò in seguito, ripeto, questa è una ricerca in fase iniziale, una ricerca in corso, molte fonti devo ancora vedere, sono ricerche che ovviamente quando si hanno poi a che fare con dati demografici, dati statistici, eccetera, richiedono molto tempo, quindi ripeto, io rimando per una pubblicazione futura. C'è un dato su cui poi darò informazioni appunto successivamente, abbastanza interessante, nel senso che poi di questi lavoratori, mi riferisco sempre a questi 171 lavoratori edili, ebbene, in base allo spoglio che sto effettuando e che non è ancora però completato, per 67 di questi 171 lavoratori, la residenza dei genitori è Roma. Noi notiamo che nei registri di matrimonio vengono indicate tutta una serie di informazioni, quindi vabbè, dati nominativi, l'età dello sposo e dello sposo, in questo caso ho solo la professione degli sposi dei maschi, la residenza e il luogo di nascita degli sposi, la residenza dei genitori dello sposo. Quindi abbiamo questi 67 casi in cui i genitori degli sposi hanno la residenza, sono residenti a Roma. Questo potrebbe far pensare che questi 67 individui sono nati fuori Roma, però magari sono giunti a Roma in periodi precedenti, magari anche i loro genitori erano, non so, manovali, muratori, ex braccianti. Ripeto, questo è un dato su cui magari diciamo, si possono fare delle riflessioni, ma è un dato che ovviamente va, come dire, va ulteriormente approfondito. I dati sulle provenienze che ho detto poi sono avallati, sono confermati anche da quelli che sono i dati riportati nell'annuario statistico del Comune di Roma del 1913, il quale fornisce delle indicazioni sui luoghi di nascita degli immigrati di Roma in base alle professioni esercitate. Anche qui, insomma, gran parte, una quota rilevante, la stragrande maggioranza dei lavoratori edili, soprattutto la componente più dequalificata, proviene dalle regioni che vi ho detto, quindi zone della provincia di Roma, la provincia dell'Aquila, la provincia di Pesaro, Urbino, di Macerata, la provincia di Rimini. E poi ovviamente purtroppo sono molto frammentari i dati statistici che noi abbiamo su questi lavoratori. Insomma, gli annuari statistici per esempio ci danno indicazione su quelli che sono
i trasferimenti di residenza, però non sappiamo esattamente quanti erano i lavoratori dell'edilizia che poi si spostavano annualmente verso il comune di Roma. Sicuramente si trattava di flussi molto importanti, soprattutto come ho detto io, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, negli anni della febbre edilizia, ma anche successivamente, perché è vero che c'è una fase di stasi dei lavori edilizi tra il 1889 e l'inizio del secolo, però poi a partire dal nuovo secolo, pian piano la città ricomincia ad espandersi dal punto di vista edilizio, c'è cioè un nuovo piano regolatore, come ci ha detto Lezio De Lucia, e quindi è verosimile che comunque insomma siano stati sempre molti annualmente i lavoratori addetti a, diciamo, alle mansioni nel settore dell'edilizia. E ci sono alcune indicazioni, vedo Bartolini, dimmi quando, diciamo, devo andare verso la conclusione, perché aspetta, vedo anche io l'orologio, quindi sì, ho finito 20 minuti. No, diciamo, ho detto quello che volevo dire, ripeto, poi approfondirò molti aspetti di questo importante tema, insomma, successivamente, magari poi se ci sono delle domande, io avevo altre cose da dire, però ovviamente non c'è tempo, e insomma spero di avere dato delle delucidazioni e spero di poterne darne anche altre, insomma, prossimamente. E ti restituisco la linea. Grazie. Perfetto, grazie molto. Mi sentite? Scusate? No. Perfetto, scusate, problemi tecnici con il microfono. Ringrazio molto Maria Rosa Protasi perché insomma, ci ha dato di aver condiviso con lei gli inizi di con noi, scusate, gli inizi di questa sua ricerca, che dà anche un po' un'idea della complessità di questo tipo di ricerche, soprattutto ricerche che hanno a che fare con dati, numeri che possono talvolta essere mal interpretati. Ovviamente, come dire, questi numeri ci consentono di avere una fotografia più puntuale, più precisa, per poi indagare anche dimensioni, diciamo, culturali che ovviamente emergono da ciò che ci ha detto Maria Rosa Protasi, cioè anche questo processo di urbanizzazione di persone che provengono da contesti rurali e quindi, diciamo, la costruzione anche di reti regionali all'interno della città, la diffusione di forme insediative anche, diciamo, precarie, quindi l'emersione di una, diciamo, città informale che comincia progressivamente a circondare la città consolidata, ma anche a penetrare al suo interno. Sono tutte questioni ovviamente di grande rilievo, di grande interesse, che poi potremo anche in parte approfondire durante il dibattito. E passiamo però rapidamente la parola a Simone Bucri, che ci parlerà dell'immigrazione bracciantile nel litorale romano. È un tema, diciamo, poco indagato, poco conosciuto. Simone Bucri lavora all'Ecomuseo Litorale Romano, che è un museo dedicato sostanzialmente alle trasformazioni fisiche e antropiche del territorio alle foci del Tevere. Questo museo è stato fondato ed è gestito da una cooperativa, la Cooperativa Ricerca sul Territorio, che è nata alla fine degli anni 70 ad Ostia, proprio con lo scopo di valorizzare, diciamo, la storia, il patrimonio storico-antropologico del litorale romano. Lascio a lui la parola, è un ricercatore, documentarista, lavora da tempo al museo e ascoltiamo con grande curiosità, la sua relazione. Allora, eccomi. Ci sono? Eccomi qua. Allora, buongiorno a tutti, grazie intanto dell'invito, grazie al CNR, all'ISME e alle Biblioteche di Roma. L'Ecomuseo del Litorale Romano, come è stato detto giustamente dal professor Bartolini, è un polo museale che racconta
la storia del litorale romano dal punto di vista storico-antropologico. Allora, io ho preparato alcune slide che possono essere mandate in questo momento, eccole qui, perfetto, per dare dei riferimenti visivi anche a chi non conosce bene il litorale, chiaramente che è un territorio ben definito, e possiamo partire anche con la prima slide. Allora, intanto una premessa. L'oggetto della mia ricerca, in particolare di quello che la CRT fa dal 1978, è legato appunto al litorale romano, ma si basa su una ricerca fatta di prima mano da Paolo Isaia, Maria Pia Melandri, Giuseppe Lattanzi e Vito Lattanzi proprio a partire dal 78, proprio perché la storia del litorale romano era poco conosciuta, soprattutto nella sua storia, diciamo così, contemporanea. Allora, intanto lo vediamo qui in queste immagini, il litorale, per come è nei suoi confini amministrativi, la parte colorata alla destra del fiume Tevere, che vedete evidenziato, è il decimo municipio del Comune di Roma, mentre la parte sinistra è il Comune di Fiumicino. Allora, entrambe le aree sono state bonificate dai braccianti romagnoli, che sono l'oggetto della mia trattazione, ma mi concentrerò in particolare sulla parte ostiense, che come vedete in questa immagine è quella appunto alla vostra destra, vicino al polmone verde di Castel Porziano, e ad oggi è completamente urbanizzata. Ma nel 1884, anno di inizio dei lavori di bonifica, era completamente inabitata e un territorio malarico, come giustamente sottolineava Gilberto Corbellini, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, proprio perché la malaria rendeva inospitali queste terre e il loro sviluppo urbanistico. E nell'884, quindi prevedendo anche uno sviluppo di Roma sul mare, la necessità del regno era quella di bonificarle e renderle abitabili, appunto. Andiamo avanti con l'altra slide. Io cercherò di essere il più conciso possibile, proprio per rispettare i tempi e lasciare poi qualche spazio alle domande. Allora, questo era il grande stagno di Ostia, appunto. Grande perché era formato da 5.000 ettari, quindi una quantità di acqua non indifferente, che fu oggetto di bonifica idraulica dai braccianti romagnoli. I braccianti romagnoli che saranno, di cui parlerò ampiamente in seguito, arriveranno ad Ostia nel 1884, e si posizioneranno proprio nel borgo di Ostia, dove è il castello di Giulio II, Giuliano della Rovere, al secolo, Papa Giulio II. I lavori di bonifica iniziarono subito dopo il 1884, erano nel novembre, iniziarono praticamente il giorno dopo, e il primo gruppo di braccianti ad arrivare qui era formato da 400 persone. Allora, intanto andiamo avanti con le slide. Ecco qua, in queste immagini, che possiamo andare avanti anche abbastanza velocemente, vediamo com'era questo territorio prima della bonifica, appunto. Territorio completamente inabitato, se non per qualche rara presenza di cacciatori, come vediamo in questo quadro di Enrico Coleman. Parliamo chiaramente di immagini legate, fatte dai famosi pittori della campagna romana, questi quadri che stiamo vedendo. Ecco, ma c'era anche una presenza antropica, vediamo delle persone che vivono in capanne. Questo quadro di Onorato Carlanti, molto interessante, perché in realtà chi abitava qui era alle dipendenze dei principi Chigi e Aldobrandini, erano lavoratori stagionali, passavano qui praticamente solo il periodo invernale, perché d'estate la malaria era troppo pericolosa, e le condizioni erano veramente pessime. Angelo Celli, il noto malariologo che in questo territorio, nel litorale, fece i suoi studi, le definì simili a quelli dell'uomo primitivo. Possiamo andare avanti. Ecco, gli specchi d'acqua ce n'erano, oltre al grande stagno, ce n'erano praticamente ovunque. Il lavoro di bonifica, infatti, fu molto complicato, perché i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni veramente difficoltose. Andiamo avanti. Ecco, qua questa carta ci dà l'idea
di quanto era grave la situazione malarica a Roma, ma su tutto il litorale in particolare. Perché come vediamo nella zona più rossa, questa carta è stata fatta fare dal Senato del Regno nel 1882 su iniziativa del senatore Torelli, e ci mostra come dalla Maremma fino all'Agropontino, passando appunto per l'Agro-Romano, la forma peggiore di malaria era appunto quella presente in questi territori, cioè la terzana maligna che causava febbre malaria. I nostri braccianti romagnoli, come vediamo a Ravenna, qui in alto, conoscevano chiaramente la malaria, era presente anche nelle loro terre, però era presente in forma più leggera. Qua invece li colpì in maniera molto forte, più o meno un centinaio di loro morirono durante i lavori di bonifica. Andiamo avanti. E che qui vediamo... Iniziamo a vedere chi erano questi operai braccianti. Allora, innanzitutto un'informazione fondamentale. L'immigrazione ad Ostia arriva per una volontà ben precisa, cioè quella di dare lavoro a una massa di disoccupati, braccianti appunto, che nel Ravennate erano rimasti completamente senza lavoro. Ma basti pensare che nel 1860 i braccianti nel Ravennate sono 500, mentre nel 1881, quindi pochi anni prima dei lavori di bonifica, sono circa 10.000. Questo perché? Perché il sistema agricolo ravennate era entrato fortemente in crisi, la mezzadria era entrata fortemente in crisi e il bracciante era, diciamo così, l'ultimo, il precario delle campagne, proprio perché necessitava di trovare lavoro dove era possibile. E allora, possiamo andare avanti con un'altra immagine, da questa grande massa di disoccupati nasce viene vista dall'amministrazione pubblica la necessità di trovargli un lavoro, chiaramente, ma la loro scelta fu ancora più interessante perché si unirono, formarono una cooperativa, una sorta di cooperativa chiamata Associazione Generale degli Operai Braccianti del Comune di Ravenna e come associazione presero questo lavoro di Ostia. Allora, il clima culturale chiaramente era quello del socialismo ottocentesco, quindi anche nelle campagne ravennate era iniziata la politicizzazione del bracciante e questo portò, basti pensare che nell'881 Andrea Costa fonda a Ravenna il partito socialista rivoluzionario romagnolo e che quindi in questo clima culturale i braccianti scelgono di effettuare questa migrazione interna, ma lo fanno per le parole di Armuzzi, che ci dice di scegliere di emigrare a Roma per una grande opera piuttosto che spostarsi nelle province vicine e togliere lavoro ai braccianti che in quelle aree lavoravano. Ecco, e qui intanto vediamo la grande opera di canalizzazione che è stata fatta. Acque basse, acque medie, acque alte sono i tre livelli delle acque, perché ci indicano che cosa? Che la depressione dello stagno era sotto livello marino. Quindi per portare via l'acqua bisognava fare un enorme lavoro di scavo di canali e portarla via con delle pompe idrovore che poi furono installate nel 1888. Possiamo andare avanti. Ecco, questo è l'impianto idrovore, appunto, funzionava a vapore e permetteva il sollevamento delle acque. Il sollevamento delle acque che era necessario proprio perché una bonifica per colmata, cioè per riempimento degli stagni con la terra, avrebbe raggiunto i suoi effetti in 50 anni, mentre chiaramente la necessità in quel momento, siamo nel periodo post-unitario, quindi subito dopo il trasferimento della capitale a Roma, era necessario appunto sviluppare velocemente l'urbanistica verso il mare. Andiamo avanti. Ecco, queste sono immagini molto belle perché ci mostrano che cosa? Innanzitutto come lavoravano. Erano famosi per portare questa carriola chiamata la
Carioletta alla Romagnola, proprio perché era molto piccola e riusciva a portare una quantità di terra necessaria per renderli agili nei movimenti di terra lungo i canali, appunto. E tagliavano la terra con questo paletto e il pallone in un sistema di lavoro che era così organizzato: si dividevano in squadre di 10 operai, alle dipendenze del genio civile che chiaramente coordinava e dirigeva i lavori, e in questo modo portavano avanti il lavoro, appunto. Venivano pagati a cottimo, quindi a stato d'avanzamento del lavoro, il che portava dei carichi molto impegnativi. In media guadagnavano dalle 2,5 lire alle 3,5 lire al giorno, quando normalmente la paga nel Ravennate era di 1,5 lire, quindi una paga ben più soddisfacente, però lavoravano chiaramente più ore di quanto era necessario. Bisogna dire che l'associazione operaia, l'associazione appunto degli operai braccianti, aveva uno statuto molto rigido che obbligava gli operai a un determinato numero di ore a non eccedere neanche con quel numero di ore, e quindi, come dicevo, alla base c'erano i principi solidaristici e mutualistici ottocenteschi. Possiamo andare avanti? Ecco, qui vediamo un'altra scena molto bella, perché questo è lo scavo di un canale con il calcolo delle pendenze, che era un'operazione fatta completamente a mano, perché oltre alla necessità di trovare lavoro a tutta quanta la popolazione bracciantile, bisogna dire che questi operai erano altamente specializzati, avendo effettuato queste lavorazioni anche nelle loro terre, e quindi sapevano perfettamente come portare a termine il lavoro, che fu portato a termine in 7 anni, praticamente i lavori terminarono nel 1891, anche se poi altre necessarie modifiche furono effettuate anche in futuro. Andiamo avanti. Ecco, e arriva un altro aspetto molto, molto interessante. Allora, la colonia agricola di Ostia, perché come vi ho detto arrivarono in 400 da Ravenna inizialmente, quindi un numero abbastanza ampio, ma trovarono appunto il territorio in totale abbandono. Finiti i lavori di bonifica però, fecero un esperimento, cercarono cioè di fondare una colonia agricola. 30 famiglie rimasero sul litorale e cominciarono a ripopolarlo, chiaramente, e iniziare quel processo di crescita appunto urbanistica e antropica che ha portato oggi il litorale a essere 250.000 abitanti, quanto siamo più o meno oggi. Ecco, l'aspetto dell'Associazione Generale degli Operai Braccianti era che in quel periodo si era dotato anche di una moneta propria, come vedete in questa banconota, appunto la colonia agricola di Ostia, che permetteva l'utilizzo di questa moneta all'interno della loro comunità, e veniva accettata anche da alcuni negozianti a Roma, che poi, quando a stati di avanzamento del lavoro la cooperativa veniva pagata, convertivano questi buoni, diciamo così, in lire. Possiamo andare avanti? Ecco, e questa è sempre una banconota, è sempre una moneta relativa alla Società Braccianti di Ravenna. L'ultima immagine, dovremmo aver concluso. Perfetto, ecco, questa è l'immagine del 1893. Questa è l'immagine del loro primo raccolto, cioè quindi da bonificatori diventano coltivatori delle terre bonificate, proprio perché le terre redente, le terre che erano sotto l'acqua, non erano di proprietà nobiliare, ma erano demanio pubblico, e quindi le chiesero in concessione allo Stato, che gliele diede, e quindi riuscirono a rimanere qui stanziali, e la loro avventura proseguì per altri anni ancora, perché in realtà la cooperativa è rimasta in vita, diciamo così, fino al 1956, anche se ormai il tessuto che la circondava si era così sviluppato che l'entità e l'identità romagnola si era ormai diluita all'interno delle varie migrazioni che si susseguirono sul litorale romano. Considerati i tempi, io mi fermo per lasciare qualche spazio alle domande.
e invito tutti quanti a venire, per chi è interessato, a approfondire questi temi all'Ecomuseo del Litorale Romano, che è appunto ad Ostia Antica, dove è possibile intraprendere un viaggio appunto nella storia di questo territorio e approfondire molti degli aspetti che ho qui chiaramente brevemente accennato. Grazie mille. Grazie mille Simone Bucri, veramente interessante, stavo guardando la moneta della colonia che veniva accettata nei negozi romani, mi chiedevo appunto quanto i braccianti frequentassero, non so se sei riuscito a avere la città, se avessero occasioni di frequentare la città, infatti è un tema questo che insomma, è interessante. Molto poco, perché la distanza tra Roma e Ostia, dove loro vivevano, era abbastanza impervia all'epoca. E la distanza era ampia, 2 ore di carretto, raccontavano. Dico raccontavano perché molte di queste informazioni sono state raccolte proprio intervistando i discendenti, chiaramente, dei braccianti romagnoli. Ad esempio, una delle interviste fatte da Paolo Isaia e Maria Pemelande insieme a Giuseppe e Vito Lattanzi è proprio a una signora che era nata nel 1884, quindi la prima, diciamo così, nata ad Ostia e voleva raccontare appunto di sua memoria le vicissitudini dei primi pionieri su questo territorio. Appunto, una storia estremamente interessante che andrebbe poi, ovviamente, varrebbe la pena, come dire, proseguire nel suo sviluppo, continuare a osservare nel suo sviluppo nel corso del Novecento, perché, come sappiamo, è una storia estremamente interessante. Forse meriterebbe, come dire, di essere approfondita anche da un punto di vista di studi sociali, culturali, che, insomma, del resto è la missione del vostro museo, appunto questa. E da queste due relazioni comunque a me pare che emerga in modo molto chiaro, cioè diciamo la complessità e anche la difficoltà di questo incontro tra cultura rurale e culture urbane, nel caso ovviamente dell'arrivo di operai che arrivano a Roma in un contesto ovviamente con grandissime difficoltà, come del resto capita in quasi tutte le esperienze migratorie di spostamento dalla campagna alla città, e conferma anche la grande articolazione, la frammentarietà di questa componente operaia a Roma, come ci ha mostrato Maria Rosa Protasi. E scusate, c'era una domanda che mi era stata girata, ma questa associazione, essendo sopravvissuta fino a metà Novecento, si è occupata della situazione dei braccianti in generale oppure è rimasta di destinazione locale? Questa è una domanda ovviamente per Simone Bucri. Allora, l'associazione si è occupata dei braccianti chiaramente nell'area di competenza, cioè Ravenna essenzialmente ed Ostia in secondo luogo, ma l'interesse, essendo essenzialmente una cooperativa di lavoro, l'interesse è stato principalmente quello di creare condizioni lavorative migliori e condizioni economiche migliori per i braccianti, ma non si è spesa chiaramente a livello nazionale. E un'altra domanda giustamente da Sara Rossetti Cori Rossi, che si congratula con la professoressa, con l'intervento della professoressa Protasi, e giustamente sottolinea la necessità di intersecare sempre di più gli esiti delle migrazioni sia a Roma che nei luoghi di provenienza. Questo effettivamente è un tema, anche in entrambe le relazioni emerge questo bisogno negli studi sulle migrazioni di tenere aperto, di allargare il contesto e di mettere in connessione luoghi di provenienza e luoghi di arrivo. Il caso di... Vuoi aggiungere qualcosa, Maria Rosa? Assolutamente. Infatti c'è anche da dire che in ricerche di questo genere è assolutamente necessario analizzare sia fonti, come dire, tra virgolette, romane, ma anche fonti, quindi ricerche locali sui paesi e sulle terre di origine. Io ricordo solo che c'è un importante monografia di qualche anno fa, che io anche ho utilizzato, sto utilizzando per questa ricerca,
le Marche fuori dalle Marche, migrazioni interne ed emigrazione all'estero fra XVIII e XX secolo, cioè il primo tomo di questo volume, che è dedicato soprattutto alle migrazioni interne dalle Marche, e praticamente molti di questi circuiti migratori poi erano diretti verso Roma, quindi assolutamente, assolutamente sì, è quello che anche cercherò io di fare, diciamo, nel proseguo della ricerca. C'è un'altra domanda per Simone Bucri. Santina della Furia chiede: ma non risalivano con i barconi fino a Ripa Grande? Cioè, questa è la domanda, ovviamente riferendosi ai braccianti. Non so se hai... diciamo che era più facile per loro il carretto lungo le Ostiense del barcone. Siamo ancora nel 1884, e quindi dalle fonti che abbiamo noi i trasferimenti avvenivano in questo modo qui. Ci raccontano anche delle difficoltà, e spesso andavano a Roma per motivi sanitari, perché non essendoci neanche un medico qua, quando c'era necessità di averne qualcuno, si caricava il malato sul carretto e si portava a Roma, quindi era più comodo sicuramente portarli col carretto. Altri racconti molto interessanti ci dicono che che lungo la tratta appunto tra Ostia e Roma ci sono ancora nella toponomastica locale, ad esempio Ponte Ladrone, raccontano di episodi di brigantaggio, quindi una tratta che non era proprio semplicissima all'epoca. Chiedeva anche, sempre Santina della Furia, chiedeva se non ci fossero anche provenienze dal Friuli, come nelle bonifiche pontine, dal Veneto. Beh, dal Friuli. Quella dell'agro-romano è purtroppo una situazione a livello di bonifica, è stata, anzi gli studi sull'agro-romano sono stati molto complicati, perché spesso succede che proprio che vengano confusi con quelle delle pianure pontine. In realtà l'agro-romano ha avuto uno sviluppo completamente diverso dalle bonifiche pontine, che sono chiaramente successive perché si fatte durante il periodo fascista, mentre qui parliamo appunto di un periodo 40 anni prima, ed era quasi esclusivamente di provenienza ravennate. Il bracciante era ravennate. C'era qualche provenienza abruzzese, ma l'Associazione Generale degli Operai evitava di assumere braccianti provenienti da altre zone, ma anche dalla stessa Romagna, cioè erano quasi esclusivamente appunto ravennate. Molto interessante, e ovviamente stavo riflettendo anche sull'importanza che già si pone, già nell'Ottocento, fine Ottocento, della necessità dell'integrazione, diciamo, tra la città e l'agro, nel senso più ampio del termine, che poi diventa, come dire, un tema di azione politica, di dibattito politico proprio negli anni di Nathan, no? Cioè questo grande sforzo durante l'amministrazione Nathan anche di, come dire, di riconquistare l'agro alla città, quindi di riconnettere il territorio circostante a Roma all'interno della città, e come sostanzialmente, diciamo, sopravvivano culture rurali in questo periodo in modo molto visibile all'interno della città, non soltanto nelle sue, diciamo, aree, fasce periferiche, ma anche nei rioni centrali, e come progressivamente questo processo di profonda trasformazione determinato dall'urbanizzazione di questi migranti che provengono da campagne anche molto lontane trasformi radicalmente, diciamo, la composizione sociale, il profilo della società romana, no? Cioè, se è vero che agli inizi dell'Ottocento c'era questa, come dire, retorica avversione, scusate, all'indomani dell'unità c'era questa retorica avversione nei confronti dei Buzzurri, poi progressivamente questa divisione tra romani e buzzurri comincia rapidamente a evaporare in un certo senso. A Maria Rosa chiederei, secondo te, scusa, dobbiamo chiudere, quindi, no, non necessariamente, mi fanno segno dalla regia che possiamo ancora utilizzare un minuto, e se dovessi, secondo te, appunto, anche sulla base di questa tua, dell'avvio di questa ricerca, anche delle tue esperienze precedenti di ricerca, rispetto all'immagine consolidata che abbiamo della immigrazione operaia a Roma, no? Soprattutto in questa prima fase. Secondo te, che cosa è necessario in parte riconsiderare
quali aspetti secondo te potrebbero costituire, come dire, delle novità a riguardo? Non so se ti sei fatto un'idea, perché stai facendo questo studio molto sistematico, quindi c'è qualcosa che sì, ti ha sorpreso all'interno di, cioè, diciamo, di quello che costituisce, diciamo, il sapere consolidato al riguardo, che non è poi così tanto, nel senso che... No, no, certamente, ma io, diciamo, da sempre sono molto attenta nelle mie ricerche agli aspetti quantitativi, quindi sicuramente questi aspetti sono una parte importante, saranno una parte importante di questa ricerca sui lavoratori edili, ma in generale sugli operai romani. Sono state scritte ovviamente delle monografie, sono stati fatti degli studi, però insomma gli operai sono stati studiati soprattutto dal punto di vista dell'associazionismo, quindi gli scioperi, la lotta di classe, quindi da questo punto di vista abbiamo sicuramente molte notizie. Quello che manca sicuramente, vabbè, diceva già Massimiliano Crisci, certamente i numeri che abbiamo sull'arrivo degli operai a Roma non sono quelli reali, perché sicuramente insomma, sono fortemente sottostimati, e poi c'è da capire tante altre cose, insomma, in generale possiamo saperle, però rispetto poi ai vari flussi regionali, come arrivavano, quindi arrivava prima il capofamiglia e poi arrivava il resto della famiglia, dove vanno ad insediarsi nelle varie zone della città. E quindi, diciamo, dal mio punto di vista sono soprattutto una serie di aspetti demografico-sociali che vanno approfonditi, fermo restando che poi su, insomma, le questioni salariali, l'associazionismo e tutti questi aspetti, io no, ovviamente non ne ho fatto cenno perché ci sono studi di riferimento, queste cose già le sappiamo. D'accordo. Credo che siamo giunti alla conclusione della nostra sessione e comunque Avrei, Francesco, visto che ho un po' di tempo, anche tu se hai ulteriormente dei commenti, insomma delle domande da fare, ci possiamo soffermare ancora un pochino, anche perché vedo che nel flusso, nei commenti su Facebook, continuano ad arrivare sia attestati di stima nei confronti delle relazioni e nei confronti della giornata, il che ci fa molto piacere, sia anche domande e richieste di approfondimento. Quindi solleciterei sia Protasi sia Bucri per fornire qualche riferimento bibliografico. Diciamo un paio di testi di riferimento, perché arriva questa richiesta da parte del pubblico sulle tematiche, sulle questioni, sulle loro relazioni. E poi io volevo chiedere un paio di curiosità sia a Maria Rosa sia a Simone Bucri rispetto al tema della sindacalizzazione. E rispetto al tema della prospettiva dell'associazionismo operaio, sappiamo che la Camera del Lavoro a Roma nasce nel 1892 e nasce con una componente dell'edilizia, dei lavoratori edili molto, molto forte e molto importante. Ecco, mi chiedo proprio rispetto al focus di questa giornata di studi. Se hai trovato, se ci sono tracce di prospettive di intervento da parte del mondo sindacale rispetto alle immigrazioni. Io nello specifico ho lavorato un po' più sul secondo dopoguerra, diciamo sugli anni 50, e effettivamente in quella fase c'è una specie di ossessione, addirittura direi, delle strutture sindacali
di intervenire con urgenza, in maniera necessaria, impellente rispetto all'arrivo degli immigrati che spesso venivano a Roma e naturalmente si trovavano in situazioni in cui favorivano magari in alcuni momenti l'abbassamento dei salari, e però la loro sindacalizzazione, il loro coinvolgimento dentro le strutture del movimento operaio garantiva invece un innalzamento del livello poi anche di capacità di mediazione, no, rispetto alla componente imprenditoriale. Quindi mi chiedo se e come si possono trovare tracce di questa dialettica anche nel periodo a cui tu hai fatto riferimento. Invece a Simone mi veniva in mente un po' il tema della memoria di questa vicenda e anche, diciamo, delle tracce più recenti di questa memoria, perché effettivamente l'esperienza dell'Ecomuseo rappresenta, insomma, un punto di riferimento veramente molto, molto importante, e quello che volevo chiedergli è come sul territorio, diciamo, nelle generazioni successive, anche nel lavoro più di divulgazione, diciamo, di disseminazione, si riesce a comunicare l'importanza di questa memoria, perché noi, rispetto al mondo, all'orizzonte anche dell'immaginario delle bonifiche, anche rispetto a altri periodi storici, abbiamo un po' il marchio della fondazione, diciamo, l'importanza della memoria legata alla categoria della fondazione, no? Dei pionieri di questo orizzonte qui. E mi chiedevo, insomma, rispetto anche alle sue ricerche, ma anche oltre che alle sue ricerche, proprio al lavoro, direi, quotidiano dell'Ecomuseo sul territorio, qual è un po' l'impressione, l'impatto, ecco, l'incontro poi con i soggetti anche che si muovono oggi sul territorio, ecco, che impressione ha da questo punto di vista? Comunque, veramente delle relazioni molto, molto, molto puntuali anche in questa sessione. Rispondo prima io? Sì, forse sì. Sì, allora rispondo alla domanda che mi ha posto Michele. E sicuramente questo è uno dei punti che prenderò in considerazione nel corso della ricerca. Io per oggi, ripeto, mi sono concentrata soprattutto su alcuni aspetti quantitativi. E inoltre, in questo periodo, il lockdown prima e, insomma, le nuove difficoltà anche nel frattempo, è stato molto per me complicato anche rispetto, insomma, agli impegni lavorativi, andare in archivio. Insomma, spero in un prossimo futuro di poterci andare. Comunque, sicuramente rispetto al problema che ponevi tu, potrà essere per me molto importante andare a esaminare le fonti d'archivio, per esempio le relazioni della questura, oppure le relazioni dei prefetti sullo spirito pubblico a Roma e provincia, le relazioni della Camera di Commercio, che per il momento non ho potuto vedere. C'è magari qualche straccio, qualche indicazione nei testi che ho consultato. E sicuramente è chiaro che, come avviene in ogni fase di grande immigrazione, c'è sempre qualche attrito, ovviamente, fra i lavoratori locali e quelli immigrati. Fra l'altro, però, gli immigrati poi sono molto presenti nelle manifestazioni, negli scioperi che ci sono nella fase successiva alla crisi, alla febbre edilizia, quindi cioè alla crisi, insomma, a partire dal 1877, quindi a fine anni 80, ci sono molti scioperi, manifestazioni di piazza anche molto imponenti, a cui prendono parte moltissimi immigrati. Alcuni, insomma, capeggiano anche queste rivolte, questi scioperi manifestazioni. Lidia Piccioni, in un suo importante studio, quello sui castelli romani, che ho consultato, ci ricorda che
appunto a fine anni 80, a capo, insomma, di una di queste imponenti manifestazioni c'era un lavoratore che mi sembra provenisse da Genzano, ecco, non vorrei sbagliare, Marino Genzano, adesso no, non ricordo esattamente. E quindi sicuramente io spero di trovare anche traccia di queste problematiche nelle fonti che andrò ad esaminare prossimamente. Rispetto poi ponevi una domanda anche sulla bibliografia, mi sembra Michele, se non ricordo male, ovviamente sui lavoratori edili, oggi mi sono concentrata su questi, c'è un libro insomma, che fa un po' tutta la storia, soprattutto dal punto di vista dell'associazionismo, che quindi consiglio di leggere a tutti coloro che sono interessati a questo argomento, che è il libro di Jaime Moser e Silvano Lezzante, Storia degli edili a Roma fra il 1870 e il 1995. Poi, vabbè, delle indicazioni più generali sull'immigrazione operaia si possono trovare, per esempio, nel volume collettaneo La storia delle regioni d'Italia e il Lazio, c'è un contributo, mi sembra, di Roberta della compianta Roberta Morelli, proprio sullo sviluppo del movimento operaio a Roma nel secondo 800. E ci sono anche molti altri studi che, insomma, adesso qui non sto a citare. Per quanto riguarda le fonti statistiche, a livello generale, per avere un inquadramento generale sui problemi, insomma, demografici, l'aumento della popolazione, i flussi migratori, eccetera. Ovviamente io rimando sempre a popolazione e territorio a Roma dal 1860-1960, che ci sa un inquadramento generale. E poi, come dicevo nel corso della mia relazione, per esempio dall'annuario statistico del Comune di Roma del 1913 ci sono già delle indicazioni sulle professioni degli immigrati e i loro luoghi. Le loro regioni di provenienza, per cui già, insomma, si può fare insomma, una scrematura, si possono avere dei dati in proposito. Ripeto che molti dati su questi lavoratori sono sottostimati, per cui lì, come ha già detto una delle persone che sono intervenute con le domande in precedenza, ovviamente gioco sta cercare di come dire, intrecciare le fonti, le ricerche locali con le fonti che abbiamo a disposizione qui a Roma. E questo, diciamo, è però un lavoro che ovviamente comporta molto, molto tempo. Quindi, insomma, con un po' di Grazie. pazienza cercherò di districare un po' di fili. Grazie Maria Rosa Grazie e a tutti. anche Pino Santarelli. Adesso passo la parola a Simone Pino Santarelli che ci segnala un libro di Silvana Amadeo, Gli scari volanti, proprio sulla storia della cooperativa. E Simone, appunto, volevi aggiungere qualcosa rispetto sia se hai alcune indicazioni bibliografiche, sia riguardo al tema della memoria che sollecitava Michele Colucci. Allora, a livello bibliografico consiglio Pane e Lavoro di Giuseppe Lattanzi, Guido Lattanzi e Parisaia, che racchiude sia la storia della bonifica che dal punto di vista storico-antropologico, ma anche la storia della ricerca effettuata sul litorale romano dalla cooperativa di ricerca sul territorio. Il libro è edito da Longo e in realtà è acquistabile anche da noi, volendo, all'Ecomuseo. Quanto riguarda la memoria, il territorio ostiense, beh, l'Ecomuseo nasce proprio con l'intento di divulgare una ricerca, una storia, quella della bonifica, che verso gli anni 80 e 900 era quasi completamente dimenticata, perché uno degli effetti chiaramente di vivere in un territorio di migrazione come il litorale romano è che non si è ancora fermata una, diciamo così, coscienza di comunità
tale da poter tramandare generazionalmente anche la storia del proprio territorio. Cioè chi vive qui viene chiaramente da altre parti di Roma o d'Italia e spesso non conosce la storia di questo territorio. Quindi la sfida dell'Ecomuseo è sempre stata quella di cercare di coinvolgere più persone possibile nella condivisione di questa conoscenza, di una storia che è appunto anche affascinante da un punto di vista narrativo, perché è una vera e propria epopea. E quindi il tema della memoria per noi è chiaramente fondamentale, ma riproporlo quotidianamente a tutti gli abitanti verso iniziative è la nostra missione. Abbiamo appena concluso una serie di appuntamenti legati alla Seconda Guerra Mondiale sul litorale romano, un altro aspetto molto interessante, perché il litorale romano è stato uno dei pochi territori nazionali a essere completamente sfollato durante il periodo bellico. Quindi, insomma, cerchiamo di portare avanti questa missione, iniziata appunto nel 1978, perché la CRT, la Guardia di Ricerca sul Territorio, è attiva da allora, quindi da più di 40 anni, e l'Ecomuseo nasce come costola di queste ricerche effettuate. Grazie Simone, non so se abbiamo ancora tempo. Ci starebbero pochi minuti e poi io magari dico una cosa conclusiva in chiusura di mattinata. Vai Francesco. Sì, no, semplicemente volevo anche segnalare anche Lidia che ci scriveva che ovviamente per quanto riguarda i registri dei comuni sui movimenti di popolazione non è così facile reperirli negli archivi comunali, quindi sottolineava anche la difficoltà giustamente di una ricerca che a volte avviene tra mille difficoltà. Spesso ci mancano a volte appunto statistiche, dati precisi che ci consentono poi di elaborare interpretazioni più fondate su fonti, nel senso, e ci consentono anche, come dire, di articolare in modo più dettagliato quadri d'insieme che non sempre corrispondono poi agli effettivi risultati della ricerca storica. Il tema della classe operaia ovviamente è stato un tema a lungo letto in modo, come dire, con un forte anacronismo per alcuni aspetti, cioè a volte si proiettavano all'indietro nel tempo questioni che erano quelle diciamo degli anni 50 e 60 e quindi un'immagine della Roma operaia come un'immagine molto sbiadita, no? Per molti aspetti, cioè un'immagine di una classe operaia che in realtà non era una classe, che non era forse neanche troppo operaia. E quindi questo ha in parte condizionato a lungo anche il modo di leggere la storia della città. Oggi, ovviamente, come sempre, siamo in un contesto diverso e riusciamo anche probabilmente a leggere alcune trasformazioni con strumenti e con categorie in parte diverse, come hanno dimostrato anche le relazioni di questa mattina, insomma. Scusate, ci sono altre velocissimamente. Sottolineano che se c'è la difficoltà di raggiungere l'Ecomuseo soltanto con la macchina, perché è molto difficile con i mezzi pubblici raggiungerlo, non lo so, questa è una questione, vabbè. E anche sì, ci sarà una seconda sessione ovviamente che comincerà alle 14 e vorrei sottolineo anche sì un altro libro molto noto, quello di Tozzetti sulla casa e il romanzo di Marco Bagliani sui ragazzi di Acilia, questo non lo conosco io, Santini della Furia sottolineava questo romanzo e non so se Simone lo conosce. Sì, ma... sì assolutamente sì, Bagliani nasce sul territorio litoraneo, quindi è un autore molto conosciuto e stimato, il libro però non tratta del periodo della bonifica, ma è successivo, parla degli anni 50. Benissimo, io lascio la parola a Michele se voleva. Francesco, sì, grazie mille per questa conduzione, anche per questa sessione così ricca di spunti, anche questa volta. Io mi voglio limitare soltanto a ringraziare tutte le persone che sono intervenute in questa mattinata. Diciamo che i lavori si sono svolti in modo molto ordinato, anche per merito delle persone che stanno interagendo sulle piattaforme, che contribuiscono in qualche modo alla discussione, mandando suggerimenti bibliografici e arricchendo effettivamente la possibilità anche di
ragionare in questa forma che è un po' inedita, insomma, della forma convegno online, e che però, insomma, diciamo che se le cose procedono con uno scambio reciproco, probabilmente effettivamente si rivela anche piena di risorse. Rispetto all'orizzonte generale del progetto, l'orizzonte che ci ha portato a fare una riflessione sui 150 anni, vi ricordo che molte delle tematiche che sono state accennate, soprattutto negli interventi via chat, verranno ripresi da un secondo convegno che noi vorremmo tenere nel mese di giugno, insomma, se tutto procede, e incontrandoci anche, se possibile, in presenza, dedicato agli anni che vanno dal 1945 ai giorni nostri, quindi raccogliendo le nuove mobilità, le nuove migrazioni che si sviluppano nel secondo dopoguerra e anche i percorsi delle seconde e terze generazioni di quelli arrivati prima, perché insomma questo filone di studi anche sulle seconde generazioni nelle migrazioni è un filone che va raccolto anche parlando delle migrazioni interne, non solo parlando delle migrazioni internazionali. E poi in questo secondo convegno naturalmente ci dedicheremo molto anche alle immigrazioni straniere. Però vorrei dire che nelle categorie utilizzate, negli strumenti interpretativi, anche proprio per i riferimenti che sono stati fatti alle fonti di archivio, tornano anche molte vicende che accomunano le migrazioni interne e l'immigrazione straniera. Maria Rosa Prodasi parlava prima, per esempio, di fogli di via, un tipico dispositivo utilizzato per il disciplinamento, diciamo, della mobilità. Si parlava anche dell'importanza di incrociare le fonti con i luoghi di partenza e i luoghi d'arrivo, della pluriattività, cioè di persone che erano persone che facevano lavori in ambito rurale, lavori in ambito operaio. Poi in questa prima fase non ci siamo soffermati su un'altra, diciamo, grande componente di popolazione a Roma, che è l'immigrazione legata ai servizi, all'amministrazione, alla crescita anche delle funzioni pubbliche, insomma, della città, che naturalmente sarebbe tutto un altro filone da indagare e da sviluppare. Ecco, però devo dire che nello sguardo questa, che a prima vista potrebbe sembrare una provocazione, no? Quella di inserire nei 150 anni, nella loro globalità, flussi così ampi e così diversi, però si riempie via via di senso, perché i rimandi anche alle mobilità successive, alle migrazioni più vicine a noi, sono effettivamente moltissimi. Anche le categorie socializzazione, integrazione, marginalizzazione, esclusione, quartieri, no? L'importanza di guardare anche, abbiamo visto tante mappe in questa mattinata, il che ci fa capire come lo sguardo anche sui territori è decisivo. Ecco, quindi mi sembra utile richiamare anche questi punti di vista, sia per arrivare poi alla prossima sessione, che comincerà, ripeto, alle ore 14 e che sarà dedicata inizialmente a ciò che avviene ai fenomeni migratori durante il fascismo, e nella ultima sessione a ciò che avviene proprio negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Mi sembrava utile riconnettere un po' tutto il discorso anche a questi orizzonti, perché poi, oltre al pomeriggio di oggi, vi invito quindi a una pausa e a ricollegarvi alle ore 14 per la diretta del pomeriggio. Oltre al pomeriggio di oggi, poi gli incontri territoriali, la produzione anche di ricerca sui territori che faremo in collaborazione con le varie biblioteche, avranno naturalmente anche tutti questi orizzonti ben presenti. Quindi veramente grazie per questa mattinata alle relazioni e al pubblico. Vi ricordo di collegarvi alle ore 14 con la nostra pagina Facebook, collegarvi qui da Biblioteche di Roma, e ci troviamo per il dibattito alle ore 14 per la ripresa dei lavori con le due sessioni, una dedicata al fascismo, presiderà la sessione Lidia Piccioni con interventi di Stefano Gallo e di Antonio Parisella, e la seconda sessione del pomeriggio presieduta da Anna Balzarro con relazioni di Alessandro Portelli e Alessandra Gissi.
Quindi appuntamento alle ore 14, buon pranzo, ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.